Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. La stagione di ciclismo sta vivendo in questo periodo nell'attesa dell'ultimo grande appuntamento, i campionati del mondo che si svolgeranno in Spagna a settembre. Tra le donne l'Italia potrà contare anche su Elisa Longo Borghini, un'atleta giovane che però ha già ottenuto ottimi risultati come il bronzo iridato nel 2012 e il titolo italiano a cronometro lo scorso giugno. Un caloroso saluto agli amici di Radio Laghi, benvenuti a questa puntata di Zona Sport e soprattutto benvenuta all'ospite di oggi, Elisa Longo Borghini. Ciao Elisa! Ciao a tutti e grazie per avermi invitata qui oggi. Luglio è stato un periodo intenso tra il Giro d'Italia e il Tour de Bretagne. Che sensazioni hai avuto in queste due competizioni? Sono stati 15 giorni di fuoco e potrei quasi dire che è stato un unico tour di 15 giorni. Sono rimasta molto contenta da queste due giri a tappe. Il Giro d'Italia l'ho concluso secondo me molto bene in quinta posizione e invece sono riuscita a vincere il Tour de Bretagne, che però ovviamente aveva anche una lista partenti un pochino, diciamo, di un livello un pochino inferiore rispetto al Giro. Comunque sia, è una cosa più che positiva. Quest'anno il Giro femminile è passato anche per la tua città, Ornavasso. Com'è stato per te correre sulle strade di casa? Per me è stato bellissimo, è stata un'emozione fortissima, è stato un pochino anche, non dico una delusione, però diciamo che mi è dispiaciuto avere una giornata no proprio nel giorno in cui correvo in casa, però vabbè, si sa e si deve mettere in conto che in un giro a tappe ci può stare una giornata in cui si rende un pochino meno. Comunque sia, un bellissimo ricordo della tappa di casa e di tutti i tifosi che erano sulle strade a tifarmi, e anzi colgo l'occasione per ringraziarli. Il Giro l'hai chiuso al quinto posto e come migliore italiana, direi che è un risultato importante per te. Quali sono gli aspetti su cui senti di dover lavorare di più in futuro? Credo di essere ancora particolarmente giovane per un giro a tappe, per cui con l'età sicuramente migliorerò. Ovviamente devo anche migliorare sulle salite lunghe e sulle variazioni di ritmo su queste. Un pochino più di regolarità forse mi manca. Ultimamente hai gareggiato anche a Parigi, poi ti sei concessa una breve vacanza. Un atleta come te si rilassa completamente oppure il richiamo della bicicletta è troppo forte e una sgambata la fai lo stesso? Purtroppo sono una ciclista che ogni tanto disobbedisce all'allenatore. Quando mi dice di riposare, io magari riposo 5 giorni su 7 e gli ultimi due magari faccio una pedalatina, perché a me piace proprio andare in bicicletta e per me non è un peso, per cui lo faccio volentieri. È una passione irrefrenabile, insomma. Sì, a me piace veramente pedalare, anche non per allenarmi, ma semplicemente per andare a fare un giro e stare in mezzo alla natura e all'aria aperta. Proprio qualcosa che a me piace davvero. Elisa, adesso arrivano altri impegni, il Trofeo d'Oro, la Coppa del Mondo e il Giro d'Olanda. Come ti stai preparando e cosa ti aspetti da queste gare? Per me queste saranno gare ovviamente di preparazione in vista del mondiale, sperando poi di andarci, però proverò magari a fare qualche tappa del Giro d'Olanda bene e la Coppa del Mondo in modo tale da farmi magari notare e farmi convocare. Elisa, hai accennato poco fa ai mondiali in Spagna, quindi una domanda devo fartela per forza. Tu hai già vissuto l'emozione di un podio di questo tipo, sei pronta a ripeterti? È un po' una domanda particolare questa, diciamo che ancora non si sa bene quali saranno le gerarchie. Se io dovrò lavorare per qualche mia compagna sarò più che contenta di farlo. Bisognerà vedere anche il percorso come sarà e la gara come si svilupperà. Io non sono un atleta molto veloce e magari il percorso si potrebbe addire un pochino di più ad altre ragazze, e quindi se dovrò lavorare lo farò volentieri. Parlando dell'Italia in generale, agli ultimi mondiali a Firenze è arrivata solo una medaglia. Secondo te quest'anno ci sono segnali positivi per fare meglio? Credo proprio di sì, visto che abbiamo scoperto, soprattutto a livello maschile, con il Giro d'Italia e con il Tour de France, nuovi giovani interessanti e un Vincenzo Nibali che è stato veramente, veramente forte. Per cui io sono molto positiva e penso che potranno ottenere anche loro un grande risultato. Per te i mondiali di Firenze sono stati un successo perché hai ottenuto buoni risultati nonostante un terribile incidente alcuni mesi prima. Ti va di raccontarci cos'era successo e come hai vissuto quel periodo? Sì, il 23 giugno del 2013 durante il campionato italiano sono scivolata e sono finita sotto un guardrail, cioè l'ho proprio abbracciato letteralmente, mi sono rotta la cresta iliaca e mi sono tagliata gli addominali e quindi ho dovuto fare un periodo di stop per poi recuperare ed arrivare al mondiale in una condizione discreta, non ottima, comunque sia l'ho vissuta in maniera sempre positiva, non ho mai avuto momenti in cui non ho creduto in quello che stavo facendo o diciamo
momenti di tentennamento. Più che altro è stato difficile il post mondiale, perché ero talmente stanca che forse ne ho risentito un pochino quest'inverno durante la preparazione invernale. Elisa, ti faccio una domanda un po' diversa. So che hai un blog su internet che aggiorni quando puoi. Cosa ti ha spinto a crearlo e come vivi il rapporto con i tuoi fan? Allora, mi ha spinto a crearlo la mia compagna Chloe Hosking, che mi ha praticamente obbligata ad aprire un blog. Addirittura? Sì, lei è particolarmente tecnologica e sta studiando giornalismo e quindi diciamo che non fa altro che aggiornare il proprio blog. Diciamo, ha passato un periodo a casa mia e durante questo periodo mi ha obbligata ad aprire un blog. Però lo trovo divertente, un modo anche per comunicare in maniera semplice, diretta e magari anche un pochino simpatica con i miei fan, che non sono tantissimi, però qualcuno mi segue, per cui... Ti faccio un'ultima domanda. In famiglia non sei l'unica ciclista, perché anche tuo fratello Paolo corre. Com'è il rapporto tra voi? È un buonissimo rapporto e per me Paolo è veramente un punto di riferimento. Anzi, devo assolutamente ammettere che se non ci fosse stato lui in determinate occasioni, come appunto anche l'anno scorso, probabilmente io non avrei ottenuto i risultati che finora ho ottenuto, perché lui, dall'alto della sua esperienza e della sua maturità, riesce a starmi vicino sia ciclisticamente ma anche umanamente. Ho sempre avuto un buon rapporto con mio fratello, che si è sempre preso molto a cura di me e sta continuando ad essere così. Elisa, so che voi atlete siete molto scaramantiche, soprattutto quando si parla di eventi importanti, però devi sapere che a questa trasmissione hanno partecipato prima di te atlete come Tania Cagnotto, Arianna Fontana, anche schermitrici come Arianna Errigo e Rossella Fiammingo, e dopo l'intervista ognuna di loro ha avuto risultati importanti. Ad esempio Arianna Fontana ha vinto 3 medaglie alle ultime Olimpiadi di Sochi, Tania Cagnotto ha vinto 2 medaglie ai mondiali di nuoto. Insomma, visto che anche tu devi fare un mondiale, speriamo che questa intervista ti porti bene. Se volete potete anche intervistarmi una volta a settimana, Io sono molto contenta. Va bene, sarà un piacere, soprattutto magari se ci fosse davvero la possibilità di parlare poi dopo di un risultato importante, magari ci risentiremo più avanti. Va bene, grazie mille allora. Perfetto, grazie a te Elisa per essere stata a Zona Sport. Grazie, buona giornata a tutti, ciao ciao. E anche per oggi il tempo a disposizione è terminato. Prima di chiudere vi ricordo che se volete essere sempre aggiornati sulle ultime novità di Radio Laghi in Blu, potete farlo attraverso le pagine social su Facebook e Twitter. Da Roberto Dallabella grazie per l'ascolto e buon proseguimento sulle nostre frequenze.